Anticipazioni Beautiful, trama puntate, dal 24 al 30 gennaio 2022, il segreto di Steffi e Liam. Lunedì 24 gennaio 2022. Quinn soffre a causa del silenzio di Eric e fa sapere a Wyatt e Flo che non mollerà. Nel frattempo Shauna passa a casa del patriarca per invitarlo a concedere un'ultima chance alla moglie. La Fulton ammette di stare molto male per aver deluso Ridge. Eric la rincuora. Un giorno il Forester accetterà il suo perdono, ma la invita a tenere presente che lo stilista ama e amerà sempre una sola donna, Brooke Logan. In ospedale Ridge e Steffi sono in ansia per Thomas. Hope non riesce a credere di aver visto il ragazzo parlare con il manichino. Liam vorrebbe avvisare Taylor. Ridge perde le staffe con Hope quando quest'ultima parla della serata con Thomas. La Logan decide di tornare a casa per controllare i piccoli. Liam chiama in disparte Steffi per dirle di essersi sbagliato. Thomas ha baciato la bambola, non Hope. Martedì 25 gennaio 2022. In ospedale Steffi non riesce a credere alle parole di Liam, che ribadisce che Hope non lo ha tradito. Loro invece si sono abbandonati alla passione. La giovane entra nel panico e prega Alex di non parlare dell'accaduto con la Logan, in quanto entrambi potrebbero perdere tutto in un momento. Arriva Finn e al sopraggiungere di Ridge e Hope spiega che l'operazione a cui è stato sottoposto Thomas è stata molto delicata. Dovranno monitorarlo per diversi giorni prima di poter scoprire la verità. A Villa Forester intanto Quinn ascolta Shauna, elogiarla in presenza di Eric, e quest'ultimo osservare quanto sia fortunata la Fuller ad avere un'amica leale come lei. La Fulton poi, con le lacrime che le rigano il volto, lascia il salotto, mentre il Forester si dirige verso il ritratto della moglie. Quinn esce così dal suo nascondiglio. Mercoledì 26 gennaio 2022. Liam ribadisce a Steffi che Hope deve conoscere cosa è successo quella notte. In sala d'attesa la Logan osserva Ridge camminare. Lui si sente impotente e si preoccupa di come sarà il figlio dopo la delicata operazione. Finn entra di corsa e riferisce che la procedura è andata meglio del previsto e che i deliri erano causati dall'ematoma che esercitava pressione sul cervello. È contento che Hope fosse presente al momento dello svenimento. Se Thomas fosse crollato da solo, le cose sarebbero andate tragicamente. Steffi e Ridge poi si precipitano nella stanza del ragazzo, che si risveglia con fatica. Quinn intanto ripete a Eric di amarlo, ma l'uomo le fa notare che questa volta, tramando contro Brooke, ha superato il limite. Nonostante questo, gli è molto mancata in casa. Poi i due si abbracciano, ma sul volto di lui ci sono non poche ombre. Giovedì 27 gennaio 2022. Thomas si riprende e Steffi e Ridge provano a ricostruire che cosa gli è successo. Il ragazzo poi volge lo sguardo su Hope, che lo saluta dall'esterno. Liam intanto è molto agitato e vorrebbe confidare a sua moglie il tradimento. Steffi lo blocca. La Logan poi passa a trovare Thomas, che ammette di aver baciato il manichino, credendo si trattasse di lei in carne e ossa. Più tardi Liam e Steffi raggiungono Malibu. La Forester prega Alex di tacere, non vuole perdere Finn a causa sua. Shauna nel frattempo torna a Villa Forester su richiesta di Quinn. Quest'ultima si scusa con l'amica per averla costretta a seguire i suoi piani. La Fulton a sua volta le chiede perdono per essersi trasferita a casa di Eric. Quinn ammette di essere sempre stata una donna insicura e ciò l'ha portata a dubitare della sua bontà. Ora non le resta che dirle grazie. Venerdì 28 gennaio 2022. Thomas prova vergogna nell'immaginarsi intento a baciare un manichino. La Logan gli chiede di smetterla di incolpare se stesso per qualcosa che non poteva controllare e gli ricorda che Douglas desidera tanto vederlo. A Malibu Steffi prega Liam di mantenere il segreto. La verità devasterebbe Hope e ucciderebbe Finn.
Entrambi concordano sul fatto che sembra giusto quello che stavano facendo in quel momento. Liam credeva che avrebbero riavuto la loro vita insieme. E aggiunge che il suo modo di approcciarsi a Kelly e di essere madre è solo uno dei motivi per cui la amerà per sempre. Carter, Zoe e Zende parlano di Thomas. I Dominguez si meraviglia di come il cugino sia riuscito a nascondere così bene tutti i suoi malesseri. Perry Walton non voleva rovinare la buona reputazione che si era faticosamente ricostruito. Sabato, 29 gennaio 2022. Liam continua a tormentarsi per avere creduto che Hope stesse realmente baciando Thomas. Quanto a cosa successo quella notte, manterrà per sempre vivo il ricordo di essere stato così bene con lei. Stephanie non nasconde che sentirsi dire quelle parole la rende felice. Concordano sul fatto che adesso stanno procedendo in direzioni diverse, lui con Hope e lei con Finn. Stephanie si meraviglia dei sentimenti così forti che hanno provato. In ospedale intanto Hope incontra Finn, che non esita a rassicurarla. Thomas non è pazzo. La sua era una naturale reazione al grave problema che stava vivendo. Hope riapre l'argomento manichino e il dottore resta sbalordito nell'apprendere che Thomas lo ha baciato, credendo si trattasse della vera Logan. Anche Ridge apprende la verità. Thomas e Hope non hanno condiviso alcun momento intimo. Domenica, 30 gennaio 2022. Steffi e Liam si ripetono quanto sia stato prezioso il tempo passato insieme. La Forrester sente che è stata tutta un'illusione, ma Liam rifiuta questa osservazione. La ragazza lo prega di smetterla, le sue parole potrebbero ferire Hope e Finn. Nel frattempo in ospedale la Logan spiega al dottor Finnegan che Thomas era completamente distaccato dalla realtà quando lo ha visto parlare con il manichino e arrivare a baciarlo. Finn, seppure sconvolto, conferma che l'ematoma potrebbe aver causato il tutto. Viene a sapere poi che Liam ha assistito alla scena, fraintendendo e urlando al tradimento. Ridge cerca di consolare il figlio, che si augura che Douglas e Hope possano tornare a fidarsi di lui. Poi, con gli occhi tristi, Thomas conferma al genitore di amare ancora la Logan, ma non la tormenterà più come ha fatto in passato. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Paris e Carter si baciano. New entry in arrivo. Due nuovi personaggi nel cast di Beautiful e una proposta di nozze che verrà sventata da Carter, e quel che annunciano i nuovi spoiler provenienti d'oltreoceano. Nelle trame della soap giungeranno prestissimo due new entry che andranno ulteriormente ad arricchire le storyline in corso. Ma ci sarà spazio anche per la nascita di un nuovo amore. Paris, proprio mentre starà per ricevere una romantica proposta da parte di Zende, riceverà un messaggio di avvertimento dal Walton. Anticipazioni Beautiful, puntate americane. In arrivo nuovi personaggi e grandi ritorni. Grandi novità si registrano nella soap Beautiful con l'arrivo del nuovo anno. Le puntate americane della serie, da quanto si evince dalle primissime indiscrezioni, presto accoglieranno nuovi personaggi. Nulla si sa di preciso riguardo alla loro identità. Quel che è certo è che appariranno in video già da metà gennaio 2022. In un comunicato si evince che uno dei volti nuovi sarà imparentato con un protagonista di spicco della soap. Si tratterà di un Logan? Di un Forrester? Vedremo. Ma ancora, stando ad altri rumors, una delle new entry sarà in realtà un gradito ritorno. Per molti rivedremo sulle scene Bridget Forrester, visto il recente reentré dell'ex marito Deacon Sharp nelle trame. Ad avvalorare tale ipotesi del fatto che l'attrice Ashley Jones, che veste i panni della bellissima dottoressa dal lontano 2005, ha sempre mantenuto un forte legame con Beautiful e in virtù di ciò è sempre stata presente agli eventi o agli avvenimenti importanti riguardanti la sua famiglia. Stando ad altre voci di corridoio, assisteremo presto all'ingresso di una new entry dark, presumibilmente un altro figlio di Sheila Carter. Altri invece sostengono che si riaffaccerà sulle scene Zoe Buckingham, non più interpretata da Chiara Barnes, ora protagonista della fortunata serie Fantasy Island. La modella potrebbe rimettere piede in quel di Los Angeles a seguito della proposta di nozze che Zende farà a Paris. Sarà vero? E per finire,
non è da escludere un nuovo amore per Thomas Forrester. Lo stilista, stando a quanto si apprende dalle primissime anteprime, potrebbe finalmente sganciarsi dalla sua ossessione per Hope e incontrare una donna che gli farà perdere letteralmente la testa. Anche in tal caso non sappiamo se si tratterà di un personaggio di peso o di qualcuno solo funzionale alla narrazione del momento. Voi cosa ne pensate? Alle prossime news per scoprire tutti i dettagli! Anticipazioni Beautiful, puntate americane. Carter riesce a sabotare la proposta di nozze di Zende e poi bacia Paris con passione. E adesso soffermiamoci su una coppia che nelle puntate in onda sulla CBC sta tenendo tutti i telespettatori con il fiato sospeso. Stiamo parlando di quella formata da Zende Dominguez e da Paris Buckingham, che potrebbe pronunciare a breve il fatidico sì. Il ragazzo reduce da un matrimonio finito male con Nicola Vant sarà pronto a sposarsi di nuovo e questa volta vorrebbe rifarsi una vita con la dolcissima sorella di Zoe, Paris. Il ragazzo vede in lei una donna speciale, una persona fantastica e dalle mille risorse. A perdere la testa per la giovane saranno in concomitanza alla frequentazione tra lei e Zende anche altri due personaggi della serie, ovvero Thomas e Carter. Il fratello di Steffi, infatti, accortosi della sua bellezza e sensibilità d'animo, non perderà tempo a dichiararsi. Purtroppo si ritroverà ad incassare un bel due di picche. Nonostante l'amaro in bocca, Thomas spiegherà alla ragazza di aver intuito tutto. Vuole un solo uomo, e ovvero il cugino Zende Dominguez. E augurerà ai due ragazzi ogni bene. Successivamente Paris svilupperà una forte attrazione per il marito di Steffi, John Finnegan, che però si risolverà in un nulla di fatto. L'infatuazione segnerà profondamente la ragazza, che deciderà di gettarsi a capofitto nella sua frequentazione con Zende, per dimenticare. Passeranno i giorni e la nostra Paris comincerà a interagire tantissimo con Carter Walton, che la riempirà di elogi e complimenti. Di recente, proprio l'interprete di quest'ultimo, Lawrence St. Victor, è intervenuto sulla faccenda, affermando che Paris è una donna che piace, in quanto tutti vedono in lei un qualcosa di innatamente buono. Carter, dopo le fugaci ma intense frequentazioni prima con Zoe e poi con Quinn Fuller, vivrà dei momenti davvero bui. Sarà proprio Paris a fargli ritornare il sorriso sul volto. I due però, almeno all'inizio, preferiranno non andare oltre e reprimere i loro sentimenti. Nonostante questo, il magnetismo crescerà ogni giorno sempre di più. In concomitanza a ciò, Zende, pazzo della sua Zoe, deciderà di fare un passo in avanti verso la sua amata e sarà così che un giorno chiederà a Quinn un grosso favore, forgiare un bellissimo anello per chiederle di sposarla. Inutile dire che la Forrester, entusiasmata, accetterà, ma ecco il colpo di scena. Le anteprime a riguardo indicano che il Dominguez organizzerà in vista del Capodanno una serata romantica e speciale per la sua fidanzata. Paris però ci apparirà molto turbata e pensierosa e tenterà in tutti i modi di allontanarsi dal suo amato. Successivamente si recherà al giardino e qui riceverà un messaggio di avvertimento da parte del Walton che le farà sapere che Zende ha fatto realizzare un anello per lei e che intende portarla all'altare. Quando la ragazza si imbatterà nuovamente nel suo fidanzato, ecco che cercherà di farle capire in tutti i modi di non essere pronta al grande passo. Lo pregherà di sentirsi fortunato, si stanno conoscendo, i presupposti ci sono tutti, ma sono ancora troppo giovani. Devono solo godersi la vita, senza fretta. Andato via Zende, Paris si presenterà alla Forrester Creation e ringrazierà Carter per il messaggio, precisando di essere riuscita a sventare la proposta di nozze di Zende, proprio grazie ad esso. La ragazza poi scoppierà a piangere, affermando di sentirsi devastata dai sensi di colpa per aver ferito la sensibilità del suo amato. Carter le si avvicinerà per consolarla e per sussurrarle di non aver fatto nulla di male, è stata semplicemente se stessa e sincera. I due poi improvvisamente si ritroveranno vicinissimi. Quindi si fisseranno intensamente negli occhi e suggelleranno il fantastico momento con un bacio appassionato. Sarà l'inizio di una nuova love story? E soprattutto Zende lo scoprirà? Vedremo.
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.